una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro. Io ho scoperto di essere seropositivo che avevo 18 anni. Ho iniziato le attività a 16, facendo uso di sostanze. Allora non era una cosa molto conosciuta. Se ne parlava, però si sottovalutava molto. Io ero del parere che era una cosa che poteva accadere a qualcuno, ma non a me. Poteva accadere a qualcuno, non a me. A quel tempo lì io ero molto birichino. Avevo le mie idee per la testa. Non davo retta a nessuno. Ne combinavo di cotte e di crude. Mi andavo a fare, mi andavo a impasticcare. Le minchiate le abbiamo fatte tutti. A quel tempo si era spensierati, non si pensava alle DS, vabbè. Vabbè, alcuni avevano una bella macchina, una buona famiglia che gli stava dietro, eccetera. Io invece sono stato un po' più sfortunato, perché a me a 18 anni mi è mancato il padre, lui ero molto molto affezionato. Così ho iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti, un po' di più che altro lo facevo per sballare. Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, rigavo dritto, perché andavo a lavorare. Poi il sabato invece mi stravolgevo. Era anche la compagnia un po' che, insomma, che mi tirava. Allora via in discoteca, devi essere più fuori di un'altra, allora giù una pastiglia e via di seguito. Ogni sabato era diventato un po' una routine fissa. 3-4 birre prima di uscire di casa, così ho già stravolta, 2-3 pastigliozze, andavo a ballare, via, fuori come una campana. Durante la settimana invece mi sentivo sacrificato, perché dovevo andare a lavorare, a regare dritto, senza poter sbagliare. Le persone che per me contavano erano quelle, le persone forti, quelle che ti venivano incontro, persone più grandi che erano anche persone che facevano uso di sostanze. E io ne andavo dietro, mi sentivo in dovere di essere come loro. Stare con loro e sconvolgermi mi permetteva di prendere distanza dal mondo e non di non riflettere più di tanto sulle cose. Nel 1986 ho scoperto di essere seropositivo tramite la mia ragazza. Non sapevo di esserlo, c'era poca informazione e l'ho attaccata a lei. E lei non si faceva. La mia malattia l'ho vissuta male quando me l'ha detto in maniera ufficiosa il medico. Mi sembrava che mi fosse passato sopra un tir. In quell'istante, quando mi hanno comunicato la seropositività, c'era anche mia madre. Ed è stata una cosa condivisa. Avevo 18 anni. Mi è stato comunicato da un medico. Mi trovavo in ospedale per accertamenti perché mi si erano gonfiate delle ghiandole. Mi ricordo della sala del medico, quando mi ha detto non ci volevo credere. E invece era proprio vero. Da lì mi è cascato tutto. Molte volte i dottori dovrebbero essere più aperti. È capitato a volte che ho fatto delle visite e addirittura sono dovuto andare a chiedere io la cartella clinica per farmi dire cosa avevo, perché se no non mi avrebbero detto cosa avevo. La prima cosa che ho fatto, ho telefonato a mio padre e mi sono messa a piangere. L'approccio fu quindi devastante, perché ero su tutt'altra onda emotiva. Pensavo di aver risolto, di aver messo lì delle pietre, invece questa cosa mi riportò proprio indietro. Inizialmente convivere con questa cosa non è stato facile. Poi l'ho accettata, non mi sembrava vero di averla. Ho cercato di non pensarci per un po' di tempo. Poi ho dovuto fare i conti con le terapie che io regolarmente non prendevo perché non funzionavano. Ero arrivata a pesare 45 kg. La mia famiglia mi è sempre stata vicina, mi portavano sempre in ospedale a fare delle cure. Mi sono sempre stati vicini. Per me ho avuto un ruolo importante perché mi sentivo accettata. Fino a prima della scoperta della seropositività avevo già sentito commenti del tipo: vedi com'è magro Filippo, all'AIDS, stacci lontano. Spesso mi sentivo solo. Alcuni episodi mi fecero perdere la fiducia, prima in me e negli altri.
quando ho imparato di essere sieropositivo, alcuni amici mi hanno cominciato ad allontanarsi. Per me essere sieropositivo è che non lo sapevo o facevo finta di non saperlo. Non lo so, non va bene. Non avevo bene la cognizione di cosa fare. Mi ricordo con un mio amico ho detto: ah, sai, sono sieropositivo, come se avessi detto non so che. Ho comprato la tal cosa. Poi la voce si è sparsa pian piano e ho visto che alcuni si sono allontanati dileguati. Quando gli davo la mano, loro mi davano due dita, poi magari se la strofinavano contro i pantaloni. Forse pensavano che fosse la peste bubbonica. I miei fratelli non mi hanno mai voluto vedere. Quando qualcuno sapeva, anche da vie traverse, del mio stato di salute, vedevo anche delle differenze. Vedevo delle differenze. Magari certi tasti non si toccavano per paura che io potessi star male. Oppure addirittura mi è anche capitato con qualcuno con cui eravamo amici da tempo. Questo episodio in un locale, stavamo bevendo qualcosa, avevamo due bicchieri quasi uguali. Quando ho preso in mano il suo bicchiere, lui mi ha detto: no, no, quello è mio. Lì ho pensato che avesse paura. Secondo me è anche normale aver paura di questa cosa. Anche perché allora non era così chiaro. Non era così chiaro, insomma, come si potesse trasmettere questa malattia. Si pensava che le persone che avessero questa patologia fosse meglio tenere a distanza, non si sa mai. Molti anni fa si pensava anche si potesse trasmettere tramite la saliva, tramite il pianto. C'era mia zia che, guai, era fissata. Appena usavo la forchetta, lei subito giù a lavarla, ad asciugarla. E io gli ho detto: ma guarda, zia, che la sieropositività non la si trasmette mica con la forchetta. Come sei messa? Anche se bevi nel mio bicchiere, mica la prendi. Lei era all'antica. Lei non mi staccava mai gli occhi di dosso. Ma ancora oggi c'è poca informazione. Quando sono arrivato qui a Modena, mi seguivano già da malattie infettive. Non sapevano più che medicina darmi, perché logicamente ero risultato resistente a tutte le altre medicine, quindi è stato un calvario. L'ho vissuta sempre come una cavia. Tra medici e medicine ne ho provate tantissime. Mi sembrava di essere una cavia. Gli odiavo tutti quei dottori che sembrava che ti dessero la pillola miracolosa. E invece stavo sempre più male. Ora sembra che io abbia trovato la cura che mi dà meno fastidio. Per 2 anni sono rimasto più sulle cure che su tutto il resto. Poi mi sono cominciato a riprendere e ho lavorato anche come cuoco. È stato un bel periodo, anche se, insomma, sereni non si è mai, si è sempre combattuti, sereni non lo si è mai. Magari, ecco, all'esterno è una serenità apparente, però dentro bruci, sai che sei così, vorresti fare cose che non riesci a fare, vedi gli altri che fanno determinate cose che tu non riesci, questo ti fa rabbia proprio. Oppure anche le cose più semplici non riuscire a fare, questo fa male. Io sono in questa comunità da diversi anni. Prima di giungere qui, l'unica cosa che mi faceva star bene erano le sostanze. Per me la comunità è un'esperienza che, sì, insomma, diciamo che fa bene. Ma sì, fa bene, in realtà ne sono convinto. Fa bene a persone che hanno perso, diciamo, cioè sì, insomma, un po' l'orientamento e il senso della regola. Perché sì, insomma, dai, le regole sono dappertutto, no? A 40 anni ti sembra di averle già passate tutte, però
imparare ad accettare anche le cose spiacevoli, dargli un senso, un valore, serve a rispolverare qualcosa che hai perso nel tempo. E le comunità in questo sono molto d'aiuto, sono molto terapeutiche, nel senso che le persone condividono quello che vivono, quello che sentono di sé, quello che provano. In comunità ci sono persone che ti ascoltano, persone con le quali ti puoi confrontare, con cui puoi parlare, mettere in discussione quello che pensi, quello che secondo te ha valore, quello che è giusto. Devi imparare a confrontarti anche con dei no, perché un conto è quando sei giovane, ma quando hai 40 anni e ti senti dire dei no, è meno facile accettarli. Sei aiutato a riflettere di più sulle cose. La cosa bella poi è che la comunità è fatta di persone. La comunità per me è un'esperienza positiva. Anche perché, anche se la convivenza non è semplice, perché ognuno ha i suoi difetti, io ne ho, ma anche altri ne hanno tanti. Basta solo confrontarsi e alla fine riuscire a mettere le cose un po' sul piatto della bilancia, che non è facile. Ed è la verità, perché dai, i difetti li abbiamo tutti. Adesso io la vivo meglio, la seropositività. Io mi dico, io sono una persona normalissima, in grado di badare a me stessa per quanto riguarda l'igiene e tutto il resto. Riesco a fare le mie cose normalmente, non ho bisogno di qualcuno che mi stia dietro. Nel futuro spero di avere una vita normale. Il sogno più grande che ho in questo momento è quello di vedere la mia bimba diventare sempre più grande e crescere sempre di più. Vivere insieme a lei e a mio marito, vivere al meglio la nostra vita e combattere anche la cruda realtà dell'ignoranza che ci circonda. Il sogno più grande che ho in questo momento è quello di vedere le mie bimbe e mio marito vivere. Io alle volte mi chiedo se me la sono voluta o non me la sono voluta questa malattia, però a questo punto io quello che potevo fare l'ho fatto. Più impianti non ne ho, colpe non ne ho secondo me. Poi Dio vede, Dio provvede. L'emergenza speciale, cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, è una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata.